si è svolto presso la sede di Ruvolab il direttivo allargato del partito di Forza Italia. Si allargano gli orizzonti, si accolgono nuove personalità in nome di un percorso chiaro e netto che porti la città di Ruvo di Puglia ad avere un centrodestra unito, e l'auspicio ovviamente dei partecipanti alla riunione. L'ingresso di Maria Tiziana Rutigliani, di Giovanni Mazzone, proveniente da Direzione Italia, due consiglieri dell'attuale assise comunale, è solo l'inizio di un cambiamento del partito che aveva sostenuto la candidatura primo cittadino di Antonello Paparella senza mai trovare avversario che si presentasse all'altare delle primarie. Poi gli episodi che avevano preceduto il ballottaggio del 19 giugno 2016 avevano rimesso tutto in discussione. In nome dell'unità viene formata una squadra ricca di personalità e di esperienza che ovviamente dovrà mostrare con i fatti di aver trovato l'amalgama giusta. Serata particolare qui a Forza Italia, un momento nel quale si fa il punto sulla situazione politica e si pongono le basi per un futuro diverso rispetto a quello del recente passato. Sicuramente sì, perché stasera avviamo un progetto che va oltre stasera, oltre la serata di stasera, un progetto che guarda veramente al futuro, guarda già da oggi alle prossime competizioni che ci toccheranno per raggiungere possibilmente le prossime comunali, anche se i tempi ad oggi sono lunghissimi, ma da oggi vogliamo gettare le basi per poterci proporre in maniera vittoriosa alle prossime elezioni comunali, per poter dare delle iniziative, delle idee, veramente un modo di governare differente rispetto a quello che è stato per gli ultimi 11 anni, perché 10 anni della sinistra più un anno già del professor Chieco, che sta governando da un anno senza risultati accettabili per la nostra città. Ma questo presente, questo futuro è figlio un po' del recente passato, di un'esperienza alla competizione amministrativa che ha visto un centrodestra ufficialmente diviso, quantomeno al primo turno? Sicuramente è questo che ha dato il là a ciò che stiamo facendo stasera, ma sicuramente anche le persone hanno capito, hanno messo in campo ognuno per quel che riguarda le proprie competenze e anche i propri incarichi, hanno cercato di uscire fuori da queste logiche. Io per primo non ho mai avuto incarichi, continuerò a non averli incarichi se il mio non incarico serve a far progredire, a far andare avanti il centrodestra, e centrodestra che porterà sicuramente a governare nel breve tempo possibile, nel più breve tempo possibile, la nostra città. E questo è quello che stasera scaturirà dal nostro incontro. Vedrete le risultanze della ripartizione, è evidente che quando ci sono delle forze che convergono bisogna un po' rimodulare il tutto, ma si è rimodulato il tutto tenendo conto di tutte le esigenze di alcuni. Tutti, si può dire, hanno fatto un passo indietro, e il fare un passo indietro oggi non è una cosa semplice. È facile appropriarsi delle poltrone, continuare ad andare avanti, fare tutto un passo indietro per ipotizzare una nuova politica per la città, per Ruvo, mi sembra già un ottimo passo avanti. Pluralità di intenti, di personalità, sicuramente in questo un anno di consigliatura ha un po' aiutato i tanti consiglieri comunali che fanno parte dell'opposizione nell'aula Pertini di Ruvo di Puglia, che fanno il loro ingresso questa sera. Assolutamente sì, abbiamo quattro consiglieri comunali con esperienze differenti, chi con più esperienza, io, Antonello Paparella, chi con meno, tipo Tiziana Rutigliani, che però già in un anno di rapporti è sicuramente un consigliere comunale di riferimento. In più abbiamo Giovanni Mazzone, che è il maggior suffragato, quindi cosa si può chiedere di più ad un gruppo che inizia veramente a lavorare da stasera in maniera propositiva per la città. È evidente che tutte queste risultanze, io sono convinto, molto più di tante altre volte in cui sono stato sempre il fautore, uno dei propositori dell'Unione, in questo caso veramente sono convinto più delle altre volte che il tutto debba sicuramente andare avanti e procedere per il meglio.